e bentornati con Alessio Cordo. Oggi farò vedere la recensione contro l'album dei Cucciolotti 2014-2015. Comunque, l'album dei Cucciolotti c'è una super fregatura. Dicono in pubblicità che i soldi vanno agli animali indifesi oppure feriti. Però veramente se li prendono o gli edicolanti o quelli che producono i cucciolotti, se li prendono loro, non li danno ai cuccioli, perciò vi consiglio non compratevelo. Cioè, è proprio una fregatura. È meglio quello dei calciatori, almeno i calciatori, cioè un cane, l'album dei Cucciolotti, un cane rimane sempre un cane. Non è che cambia antiattacco, i doppioni dell'anno scorso praticamente sono uguali. Poi no, l'album dei calciatori cambiano squadre e i soldi vanno ai calciatori. Cioè, vabbè, comunque, questo album vi consiglio di non comprarlo, poi fa schifo, dai, ho troppe figurine, cioè, tutti animali uguali, cioè. Ma è ridicolo, ve lo dico, è ridicolo. È proprio ridicolo. Vabbè, ci stanno certi fuori di testa. Allora, prima di tutto, questo oggi ho fatto una sorpresa a due miei amici che caricherò questo video. Lorenzo e Gaia, che li salutiamo, sono dei miei compagni di scuola. Sono simpatici. Vabbè, e uno fa l'album dei Cucciolotti, perciò vi consiglio di non farglielo vedere se lo conoscete. Perciò, allora ragazzi, iscrivetevi, mettete mi piace e non comprate l'album dei Cucciolotti. E sempre Forza Roma, ciao!